villaggio con tante case uguali. Chissà se in prossimità c'è anche la frontiera con il Nagorno-Karabakh. In realtà questo viaggio è stato piuttosto difficoltoso perché procedendo da Goris abbiamo preso una deviazione incorretta e siamo finiti su una strada che via via peggiorava come condizioni fino a diventare una pietraia impercorribile. Che andava a poi culminare in un piccolo paese senza strade asfaltate. Pochissime persone in giro, le poche ci guardavano con aria misteriosa e quasi strafottente. Vedere due stranieri a bordo di un'automobile giapponese ben tenuta che si arrabattavano per cercare di superare pietre, buche. Siamo tornati indietro, fortunatamente, e riproviamo imperterriti, ultimo tentativo. Laggiù c'è un villaggio. Lì si vede una costruzione, forse è la frontiera. Una piccola chiesa. E lì c'è la frontiera, vedo le bandiere. Vedremo cosa succede, vi faremo sapere. Ovviamente non si possono fare indagini, immagini. Mi fermo che Arrivederci.